Sisuna disse che tali fundene e mirnut tutte morti di fame, piangeme tutti urne scarmenuse, da si lamena tua miracuse. Maronna, fammi sangue, e dice a figlio tuo che la voglio bene, se la voto con gli auguri e l'amice, o sopracciglia passa come un treno, che torna al paese e mi rigetta da quella pietra, e sonna che la risi e l'occhio tuo, e non chiude un'accetta che attacca ieno qui tu paradiso. Bene, Maronna, fammi sangue, e grida a chi è sordo, meglio in questo mondo vince dalla morte, quando chi sospira troppo sul cielo, così in un vento, una frunna. Ora quando si bella, a curti la stavorella, e spinge a fila o cuore, Madonna mia d'agnona, e spinge a fila o cuore, Madonna mia d'agnona. Presenti e un caloroso benvenuto a ciascuno in questa antica struttura che vanta una gloriosa storia di formazione religiosa, culturale e morale. Io sono veramente commosso stasera di aprire questo convegno e ho veramente l'onore e il piacere di poterlo fare, ringraziando innanzitutto tutti i presenti, in maniera particolare tutti quanti gli ospiti. Sì, per la cittadinanza di Tursi. Da un lato un'opera omnia, un'opera che finalmente raccoglie quasi tutte le poesie, tutte le liriche del poeta, del grande poeta Albino Pierro. E l'altra circostanza che rende tutti quanti più felici è l'inaugurazione di questa bellissima sala conferenze che questa sera apre le porte al suo pubblico e non poteva farlo che in una circostanza così lieta come quella appunto della presentazione di un'importante pubblicazione. Albino Pierro, tutte le poesie, edizioni critica curate dal professor Pasquale Stoppelli. Il cinema può essere un grande veicolo di promozione del territorio. Ma il cinema è il più grande veicolo di promozione del territorio, perché attraverso il cinema puoi mostrare il territorio, la cultura e i talenti italiani. Io sono convinta che attraverso il cinema si possa esportare tutto quello che noi desideriamo esportare. Gli americani ne sono stati un esempio, hanno americanizzato il mondo creando la più grossa forma di dittatura mediatica attraverso il cinema, ci influenzano tutti i giorni e ci americanizzano purtroppo tutti i giorni. Noi dobbiamo invece italianizzare un po' di più gli italiani per primi e poi il resto del mondo, perché gli italiani non sono secondi a nessuno, tutti ci invidiano per il nostro modo di essere, perché siamo unici, perché abbiamo sempre una marcia in più ovunque andiamo, nello stile, nella classe, nel saper vivere, negli affetti, nei sentimenti. Nei sentimenti non ci batte nessuno, nel saper fare non ci batte nessuno. Lo dobbiamo dimostrare, dobbiamo avere le persone che ci diano la possibilità di dimostrare quanto veramente siamo i numeri uno, e sperare che quelle persone arrivino alla nostra vita. Per me è arrivato attraverso la poesia di Neruda e mi ha dato la possibilità di dimostrare quello che sapevo fare in giro per il mondo, e oggi questa poesia fantastica
di Pierro dimostra ancora una volta che la poesia, che sembra così, a volte dice, scappi dalla poesia perché non la conosci, poi quando la conosci capisci che la poesia è il regalo più bello che ti possa fare una persona, perché è fatta di sentimenti puri, di quelli che non puoi comprare perché vengono da un cuore. Grazie. Dicevamo proprio Pablo Neruda. Allora, ricordiamo tutti il film con Massimo Troisi del 1974, Il Postino, 94, del 94, con una giovanissima. Lo studio a Pino Pierro nel Parco Letterario, di fare un omaggio e di portare giustamente nella vita di Maria Grazia Cucinotta a Pino Pierro, con tutta la sua raccolta di poesie. Siamo permessi anche un piccolo passo reale. Grazie di nuovo.